Benvenuti nel canale di Creando con Crochet in Love. Oggi ci occuperemo di realizzare questo anellino che molte di voi mi hanno richiesto, dato che lo indosso in vari video tutorial e quindi appunto me l'hanno richiesto e ho deciso di accontentarvi. Occorrerà una base come questa, quindi più o meno come questa, anche se non è uguale, non ha importanza, che io ho comprato in un negozio di bigiotteria dove vendevano i ricambi, ma ho notato che li vendono anche nei negozi di cinesi, quindi potete trovarli in quei posti. Ok, ci vorrà del filato in cotone, però come voi notate questo l'ho fatto in filato in acrilico, quindi il filato, il tipo di filato e il colore ovviamente sarà a vostra scelta. E per questo tipo di filato io lo lavorerò con l'uncinetto numero 2 e poi occorrerà un ago da lana, le forbici e la nostra imbottitura. Andiamo al tutto. Iniziamo il nostro lavoro facendo un cerchio magico e all'interno del cerchio formiamo 6 maglie basse. Tiriamo il nostro cerchio e lavorando sempre a spirale andiamo a formare 2 maglie basse nella stessa maglia sottostante. Quindi segniamo la prima maglia, e continuare così facendo 2 maglie basse nella maglia sottostante per tutto il giro. Concluso il nostro giro, andiamo a formare una maglia per ciascuna maglia sottostante, ma anziché prenderla tutta per intero in questo modo, dobbiamo prenderla soltanto, prendere soltanto la sola esterna. Quindi entriamo prendendo la sola esterna, in questo modo formiamo la nostra prima maglia bassa. Segniamo. E quindi per ogni maglia sottostante, avendo l'accortezza sempre di prendere la maglia esterna, andiamo a formare una maglia bassa. Concludiamo il nostro giro con una maglia bassissima, ci alziamo con una catenella e giriamo il nostro lavoro. Quindi dobbiamo lavorare questa volta esternamente. Prendiamo la maglia per intero, quindi prendendo tutte e due le asole, e formiamo la nostra prima maglia bassa. E continuiamo sempre facendo le nostre maglie basse per tutto il giro. Concludiamo il nostro primo giro sempre a spirale, quindi entriamo dentro la maglia e andiamo a formare la nostra maglia bassa. Marchiamo e continuiamo sempre facendo una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi ci dobbiamo alzare con i nostri giri sempre facendo le nostre maglie basse in questo modo. Proviamo il nostro anellino sotto, come vedete deve avere questa, deve uscire in questo modo dal bordo del nostro, della nostra base più o meno, quindi in questo modo, e vi farò sapere dopo quanti giri dovrete alzare. Mi sono alzata di 4 giri, quindi in totale dovete formare 4 giri e chiudiamo con una maglia bassissima concludendo il nostro giro in questo modo. Tagliamo il filo . Ci agganciamo con un filato di colore diverso con una maglia bassa in questo modo. Andiamo nella successiva e formiamo una seconda maglia bassa. Filo nell'uncinetto 2 volte, quindi dobbiamo formare una maglia doppia. Andiamo nella successiva, saltiamo 2 e il terzo foro, andiamo al terzo foro sotto e andiamo a formare la nostra prima maglia doppia in questo modo.
Nuovamente entrando nello stesso punto, formiamo la nostra seconda maglia. Entriamo nella maglia successiva e formiamo una maglia bassa e una seconda maglia bassa. Ricominciamo nuovamente facendo la nostra doppia maglia alta, quindi andiamo nella successiva, saltiamo, andiamo alla terza, al terzo foro sottostante e andiamo a formare la nostra prima maglia doppia. In questo modo poi rientriamo una seconda volta nello stesso punto e formiamo nuovamente la nostra maglia. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a formare una maglia bassa, quindi la prima e la seconda, e continuare così per tutto il giro. Alla fine ci chiudiamo con una maglia bassissima nella maglia bassa fatta in precedenza, in questo modo. Tagliamo il nostro filo a questo punto, ci agganciamo in una delle maglie basse con una maglia bassa, in questo modo prendiamo la successiva maglia bassa e formiamo un'altra maglia bassa, dopodiché entriamo lateralmente in questo modo e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Quindi per ogni maglia bassa che ci ritroviamo in questo punto andiamo a fare le nostre maglie basse, quindi le nostre due maglie basse, e prendendo questo punto lateralmente in questo modo andiamo a formare la nostra maglia bassa. Quindi facciamo tutta questa operazione per tutto il giro. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo, una catenella, giriamo il nostro lavoro e formiamo per ogni maglia sottostante una maglia bassa. Continuando a spirale facciamo il secondo giro di maglie basse. In questo modo imbottiamo un po' il nostro lavoro e continuiamo sempre a spirale e facciamo una maglia bassa in questo modo e poi facciamo una diminuzione, quindi uno, andiamo alla seconda. Poi facciamo nuovamente una maglia bassa e una diminuzione. Quindi per tutto il giro dobbiamo fare una maglia bassa e una diminuzione. Aggiungiamo dell'altro watta. Comunque vi consiglio di non farlo troppo pieno di watta, deve essere un po' morbido, così si modella meglio. In questo giro facciamo delle diminuzioni, quindi facciamo per tutta la lavorazione delle diminuzioni. Chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo, lasciamo il filo più lungo, quindi abbiamo questa apertura così, lasciando il filo più lungo in questo modo. Inseriamo il nostro ago nel filo lasciato lungo e andiamo chiudendo il tutto. Quindi entriamo ed usciamo dalle nostre maglie in questo modo. Quindi chiudiamo. Facciamo un nodino e abbiamo bloccato il tutto. Ci occupiamo della nostra decorazione
facciamo un cerchio magico, all'interno formiamo 10 maglie basse, tiriamo il nostro filo senza stringere troppo, ci chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia fatta, lasciamo il filo un po' più lungo e tagliamo il tutto. Questo è il lavoro fatto. Adesso pensiamo a fare la nostra ciliegina, sempre facendo il nostro cerchio magico, e all'interno formiamo 6 maglie basse. Questa volta tiriamo per bene il nostro filo, chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo e lasciamo il nostro filo più lungo. Blocchiamo il tutto. Sovrapponiamo le due parti in questo modo e li andiamo a cucire. Quindi continuare così cucendo il tutto. A questo punto andiamo a cucire il tutto nella parte superiore del nostro dolcetto. In questo modo. Quindi facendo tutto il giro andiamo a bloccare il tutto. Entriamo in questo modo, tagliamo il nostro filo e abbiamo concluso la nostra ciliegina. A questo punto facciamo la base, quindi un cerchio magico, e all'interno 6 maglie basse. Concluso il nostro giro, nel secondo, sempre lavorando a spirale, andiamo a formare 2 maglie basse per ogni maglia sottostante. Quindi per tutto il giro faremo le 2 maglie basse per ogni maglia sottostante. Nel terzo giro facciamo una maglia bassa, sempre lavorando a spirale, e un aumento. Quindi la prima e la seconda, sempre nello stesso punto. Quindi continuare così facendo una singola e un aumento. Siamo al quarto giro e quindi facciamo una maglia bassa e nella maglia successiva 2 maglie alte. Quindi nella stessa maglia sottostante andiamo a formare 2 maglie alte. Maglia successiva una maglia bassa, maglia successiva 2 maglie alte. Sempre nello stesso punto, quindi continuare così per tutto il giro. Ci ritroviamo in questo modo, quindi non ci resta che cucire la parte del dolcetto alla base. Ecco come si presenta il nostro anello cupcake. Io lo trovo davvero adorabile, è molto diverso rispetto all'altro, proprio perché non amo io fare le creazioni in modo omologato, quindi ho usato un po' della mia fantasia in questo modo. Come vedete, ho aggiunto una pietra nella parte superiore con un po' di colla a caldo e niente, spero che vi piaccia anche questa versione e che le iscritte che me lo hanno richiesto rimangano contente del risultato. Se lo fate, lo create e postate, se volete potete postare le vostre foto così vediamo un po' le vostre versioni. E niente, vi ringrazio sempre tutte e alla prossima!